Un'ottima base, ha risposto con performance di qualità. No, Andrea D'Amico non è Pasqualin, ah, ecco. È della stessa, però Pasqualin e D'Amico lavorano assieme. Lo stesso Giovinco però ha parlato del caso del Piero, a proposito di del Piero, di quello che... Scusa, ma gli è stato chiesto che pensi dell'addio di Del Piero? Non ha diritto di parola. Allora, tu che fai così quando ha parlato Agnelli, come cos'è il fatto? Guarda, allora? Io ogni volta che vedo, no, perdonami, ogni volta che vengo qui e vedo Mario Corsi, io mi onoro di essere qui. È come se tu adesso mi hai già detto, mi dai un giudizio della carriera di Mario Corso, ma io chi sono? Che esperienze ho? Ma non sviolinare, che pedigree ho? Ma dimmi che questa volta non hai capito. Stiamo parlando della Juve, date avanti. Gli è stato chiesto cosa ne pensi dell'addio di Del Piero? Ma che è il folle? Aspetta un attimo, allora Daniele mi ha dato l'asse. Giovinco ha detto, credo che siano stati sbagliati i tempi per l'annuncio del suo addio. Sarò sostituto di Del Piero? Non ci penso, sono concentrato sul Parma. Cosa mi è mancato per emergere nella Juve? Giocare con continuità. E cosa ha detto di male? Lui, alla domanda sarò sostituto di Del Piero, dice no, non posso. Adesso non ci penso, ma non ci pensa, è uno che snobba, è uno che snobba. Ma che snobba? Poi ha detto sono stati sbagliati i tempi, è vero o non è vero? Certo, questo non lo dice Giovinco, questo non lo dice lui. È stato chiesto, non deve dire niente. Non lo dice lui. Allora, Giovinco deve soltanto giocare. Allora, chiedo scusa, sembra che qui si stia veramente colpevolizzando un giocatore che ha delle qualità che sono evidenti. Cioè l'anno prossimo può giocare così la Juventus, se dovesse tornare Giovinco. Aspetta che me lo metto chiaro. Vi dà il Pirlo Marchisio, Giovinco, Matri, Vucinic? Non è sufficientemente nulla. Fisica in avanti con Giovinco, mi permetto di dire. La Juventus ha bisogno di più forza, cioè Giovinco è un fantasista, Corso, mi aiuti per cortesia, ma non può essere determinante. Questo voglio dire. Come no? Ti segna su punizione. C'è bisogno di una certa. Ragazzi, allora, per sostituire Del Piero ci vuole uno a livello di Baggio. Ecco, mettiamola così e non se ne parla più. Baggio, Del Piero. Totti, giocatori di questo intendo io, questo ma intendo dove io. Ma io dico, quando sono? Si tocca Del Piero, si tocca un momento. Il mio discorso è, a parte la concezione tecnico-tattica di Conte, che magari non lo fa giocare, che tutto è anche un nostro merito. In attesa di un altro Del Piero di fare un colpo sul mercato, Giovinco non sta male nella Juve. Sentiamo, in questo momento è in testa a classifica, quasi, perché adesso deve fare il recupero. Praticamente in testa. Però Del Piero non gioca. Quello è un altro discorso. Non sta giocando. E pensi che Conte che dice no, momento, adesso arriva a coso, Giovinco, lo metto al posto. La Juventus ha bisogno di altri giocatori per aumentare ancora di più la qualità. Stiamo dicendo la aumentare stessa cosa. Più la qualità. Tu dici se Del Piero finisce, arriva Tevez o arriva un altro giocatore, dice ah. Allora, il problema per noi Juventus, allora, siccome noi sembra che parliamo un'altra lingua, Benaglio 15 capisco. Secondi, allora, prima di arrivare Del Piero, ce ne devi mettere che ne so, un Del Piero, cioè uno che posso dire un attimo quelli non che vanno via? Del Piero non fa più parte della Juventus. Non c'è. Vai, Fesio.